Ciao e benvenuti a questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi di questo servizio, probabilmente molto conosciuto, però io l'ho scoperto da poco ed effettivamente dopo essermi iscritta ho notato che ci sono tantissime categorie, mi posso informare e posso in un certo senso fare qualcosa per migliorare le situazioni di altre persone. Allora, il sito è globalcitizen.org, cittadini globali. Io almeno dal mio punto di vista non so effettivamente quali potrebbero essere i principi della comunità. Penso che sia un'iniziativa propositiva perché comunque incentiva sia la divulgazione di situazioni che magari non avrebbero nessun tipo di impatto mediatico, perché effettivamente la povertà non è che o le disgrazie o comunque i disagi e gli errori magari causati da scelte di altre di nazioni, non, sicuramente non fanno audience. È molto più bello guardare qualcosa che ti fa sorridere, però sono delle realtà, sono delle persone, sono qualcosa che comunque deve essere almeno conosciuto. E questa piattaforma, oltre a permetterti di informarsi, permette anche di agire in un certo senso, registrandosi. Infatti una persona può comunque, prima di tutto, utilizzare i social e far conoscere, insomma, a altre persone questo determinato servizio. Secondo, firmare delle petizioni, e poi ci saranno sicuramente altri metodi, dipende soprattutto da noi stessi. Qui infatti si viene a considerare proprio l'importanza di ogni singolo, il potere di ogni singolo, che se tutte le persone iniziassimo ad considerare il potere di ogni singolo come qualcosa di propositivo, probabilmente ogni singolo potrebbe far tanto, utilizzando sicuramente le piattaforme e la tecnologia a nostro vantaggio, perché in fondo è questo il problema. Se noi non utilizziamo la tecnologia soltanto per cose meno importanti o più futili, sì, uno è libero di poterlo fare tranquillissimamente, può fare tutto l'uso che vuole, però è anche interessante utilizzarla soprattutto per migliorare la qualità di vita non solo nostra, ma anche di altre persone. Non lo so, io quando vedo queste immagini con questa ragazza che magari ride e dice che c'è un'app che può salvare, che ha salvato 100 donne dal matrimonio infantile, e io penso che sia qualcosa di propositivo. Sicuramente sono cose che a me interessano, poi ovvio che comunque spetterà a voi scegliere, non sarà nessuno che potrà comunque in un certo senso, diciamo, farvi cambiare idea. È ovvio che comunque se una persona non conosce, probabilmente non ha neanche la possibilità di poter aderire a determinate iniziative. Quindi pensiamo che sia fondamentale conoscere questi servizi che promuovono l'eguaglianza e soprattutto la possibilità di migliorare la qualità di vita delle persone. Infatti, se andate su Impatto, per esempio, potete vedere sicuramente, cioè nel senso si vede subito che c'è una scheda con tante persone che comunque disegnano, probabilmente sarà un cuore, vedete, con dei love, love, love. E qui praticamente vedete quali sono le campagne, le storie. E quali sarebbero gli obiettivi fondamentali di queste iniziative? È vero che questo sito è importante, è conosciuto da molti, ha comunque dei partner abbastanza conosciuti, insomma, però è anche giusto comunque riconoscere il lavoro che si svolge, ed è bello quando le iniziative vengono a promuovere la qualità di vita, una migliore qualità di vita. Spero vivamente che vi sia piaciuto questo video e ci sentiamo al prossimo. Questo è tutto.